Cari soci e cari amici, buongiorno. Da oggi vi terremo compagnia con dei workout che vi aiuteranno a mantenervi in forma con la nostra Virginia. Ciao a tutti, iniziamo col workout per tonificare gambe e glutei. Iniziamo con una corsa sul posto con ginocchia alte. Mi raccomando, ricordatevi di mantenere aperte bene le spalle e attivare bene l'addome. Per chi non potesse magari correre, che ha dei problemi, può rimanere sulla marcia sul posto. Ritorniamo e incrementiamo l'intensità del lavoro. Possiamo variare la corsa a ginocchia alte con una corsa canciata. Ricordatevi di ispirare dal naso e espirare dalla bocca. Possiamo variare con un jumping jacks per poi tornare a una corsa su ginocchia alte e di nuovo corsa cacciata. Esercizio di tonificazione per le gambe, quindi partiamo con uno squat. Ricordatevi che i piedi sono aperti in asse, più larghi rispetto alle spalle e paralleli. Inspiro quando scendo, espiro quando salgo. Ricordatevi, è fondamentale che l'angolo con cui si piega il ginocchio non deve mai superare la punta del piede. Partiamo. Inspiro. Inspiro, piego e stendo, inspiro, eseguiremo 20 squat, strizzo bene i glutei nell'ultima fase. Adesso passiamo alla gamba sinistra. Ricordatevi che il ginocchio non deve mai toccare a terra. Potete utilizzare le braccia nel modo in cui vi sentite più a vostro agio. In ogni esercizio andremo a eseguire 20 ripetizioni. Terzo esercizio, andiamo sempre a interessare tutto il distretto muscolare di entrambe le gambe, più adduttori e abduttori. Squat, slancio, squat, slancio. Gamba completamente tesa, con piede a martello, inspiro, espiro, cambio gamba. Per la seconda parte di esercizio di tonificazione andremo a terra. Chi non ha un materassino può sdraiarsi sul tappeto a casa o una semplice asciugamano. Chi non è dotato di elastico può eseguire comunque gli esercizi a casa senza elastico, avrà un'intensità minore. Quindi, per chi invece è dotato di elastici, lo andrà a porre all'altezza delle caviglie. Sdraiati, colate normalmente, gambe completamente tese. Si può rimanere in appoggio del capo sulla mano, oppure se qualcuno ha problemi di cervicale può sdraiarsi completamente a terra. Mi raccomando, ricordatevi di mantenere la linea retta. Questa mano è quella che mi dà il supporto per non oscillare col corpo. Da qui partiamo. 20 aperture laterali, mantenendo sempre la resistenza dell'elastico, quindi non andiamo a fare questo. 1. Esercizio a terra per andare a tonificare gli abduttori. Può essere eseguito in questo modo con l'appoggio del capo sulla mano. Per chi ha problemi alla cervicale può andare in scarico. La mano d'appoggio serve per tenere in asse il corpo e evitare al tronco di oscillare. Io mi trovo più comoda a mantenermi il capo
le gambe sono completamente tese, piede a martello, inizio l'esercizio per andare a tonificare gli abduttori. Mi raccomando di mantenere sempre la resistenza dell'elastico, quindi non andiamo a far questo, siamo sempre noi che comandiamo l'esercizio. Inspiro, espiro, inspiro. Secondo esercizio, sempre per gli abduttori, con angolo di 90 gradi per entrambe le gambe, apro, vado ad aprire e vado a interessare il flessore dell'anca. Si può variare l'intensità dell'esercizio cambiando unicamente la posizione dell'elastico dall'altezza delle caviglie e si può posizionare al di sopra della linea del ginocchio per un'intensità maggiore o minore. Ricordo sempre 20 ripetizioni per ogni esercizio. Dopo aver eseguito gli esercizi per gli abduttori che vi ho illustrato prima, bambo e lato naturalmente, andiamo in posizione supina e andremo a eseguire un ponte per i glutei. Naturalmente ricordo che chi non ha l'elastico può eseguire tranquillamente gli esercizi senza elastico, avrà un'intensità minore. Magari vi posso suggerire di incrementare il numero di ripetizioni. Vado a contrarre entrambi i glutei e li valico e torno. Nella fase di ritorno non appoggerò mai completamente i glutei a terra. Questo mi permetterà di tenere sempre i glutei contratti. Mi raccomando, non andate a eseguire questo movimento, perché andate solamente a sollecitare la schiena, mentre il gluteo in questo modo viene interessato in maniera maggiore. Divarico. E al termine dell'esercizio delle 20 ripetizioni rimango in apertura ed eseguo dei piccoli molleggi. 1, 2, 3. Vi ricordo che sono sempre 20 ripetizioni per ogni esercizio. Se volete lavorare maggiormente, dopo i 20 molleggi tenete 20 secondi di isometria. Passiamo nella posizione quadrupedia per andare a sollecitare maggiormente i glutei. Mi raccomando, l'ampiezza dell'apertura delle mani deve essere pari all'ampiezza della larghezza delle vostre spalle. Idem vale per le gambe. Da questa posizione stendiamo la gamba e col piede a martello andiamo a eseguire un'elevazione a gamba tesa. Mi raccomando, non superate mai la linea del gluteo. E nella fase finale dell'esercizio andate a eseguire la massima contrazione del gluteo. Ricordatevi di attivare l'addome e non andare a eseguire questo errore di andare a gravare sulla colonna vertebrale. Tengo in asimmetria con una extra rotazione del piede. Sto attivando al massimo la contrazione del gluteo. Piccoli molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'angolo della gamba deve essere di 90 gradi e vado a eseguire un'apertura laterale. Eseguo sempre 20 ripetizioni. Rimango in isometria. Vai.
Passiamo allo stretching per le gambe. In posizione di angolo retto, gambe, busto, andiamo a ispirare ed espirando andiamo ad allungarci con il busto flesso sulle gambe. Mi raccomando, cercate di mantenere la schiena il più dritta possibile. Chi non riesce naturalmente ad andare ad afferrare le punte rimane fermo nel punto di dove riesce ad allungarsi e continua a inspirare dal naso, espirare dalla bocca. Attraverso la respirazione andrete ad ossigenare bene i tessuti, permetterete loro di allungarsi senza causare loro dei traumi. Andrò a piegare la gamba destra e, buttando fuori l'aria, andrò ad allungarmi sulla gamba sinistra. Mantenete ogni posizione 20 secondi, ricordandovi di respirare correttamente. Schiena dritta, braccio d'appoggio in asse con il busto e andrò a ruotare il capo verso la spalla del braccio che appoggia a terra, in questo caso la destra. Torno, eseguo gli stessi esercizi anche dal lato sinistro. Buttando fuori l'aria, avvicino delicatamente entrambe le ginocchia al petto, senza andare a creare tensione alle spalle. Mantengo la posizione 20 secondi. Ogni posizione può essere ripetuta 3 volte, anche 3 volte, in base a quanto sentiate la necessità di allungare e stretcharvi. Torno in appoggio con entrambi i piedi, vado ad appoggiare il piede destro sul ginocchio sinistro, ispirando, sollevo la gamba sinistra da terra e con entrambe le mani tiro verso il petto la gamba sinistra. Sentirò allungare tutto il distretto posteriore del bicipite femorale che si va a inserire nel grande gluteo. Ricordatevi di non creare tensione alle spalle, di mantenere la posizione almeno 20 secondi, che potrete ripetere 3 volte. A cavallo la gamba destra sulla sinistra in questo caso e scivolo delicatamente col peso di entrambe le gambe alla vostra sinistra. Una volta che le gambe avranno toccato a terra, inspirando dal naso, andrò a espirare e ruotare il capo dal lato destro. Mantengo la posizione 20 secondi, dopodiché in primis andrò a riportare in posizione neutra il capo e lentamente riporto in posizione neutra anche le gambe. Eseguirò gli stessi esercizi anche dall'altro lato, mani dietro le ginocchia, senza spingervi con la schiena, allungo nuovamente, e lentamente salgo, mi aiuto e vado a srotolare lentamente la schiena. L'ultima parte a salire è il capo. Circonduzione delle spalle, abduzione delle scapole e vado a stirare il quadricipite. Tengo bene l'addome, le spalle sono aperte e lo sguardo è rivolto davanti a voi. Ricordo sempre che le posizioni vanno tenute 20 secondi. E al prossimo video!